Giorgia considerava la piccola casa di campagna un posto stupendo. Ma si domandava come sarebbe stato avere un posto grande e lussuoso. Come un castello. George, guarda cosa ho trovato. Il mio vecchio album di foto. Oh, quel bambino sono io. Beh, comunque queste foto mi hanno ricordato che è una vita che non vado al mare. Ti piacerebbe andarci? Potremmo fare un bel castello di sabbia. Non so se riusciremo a fare un castello imponente come quello, ma nessuno potrà impedirci di provare. Oh? Giorgio? Ho capito, non vedi l'ora di andare al mare. Durante il tragitto, George aveva lavorato sul progetto del castello. Voleva che fosse perfetto. George, siamo arrivati. Ah, si sente la salsedine. George! George non aveva immaginato che ci volesse tanto spazio per costruire un castello. Con tutto quello spazio, poteva essere davvero enorme. George, aspettami! Non appena hai una buona idea per il castello, dimmelo. Non voleva costruire un banale vecchio castello. George ha detto di aver costruito un castello di sabbia qui da qualche parte. Caspita! È veramente il castello di sabbia costruito da George? Hello? C'è qualcuno in casa? George! Sono io! Questo è in assoluto il più bel castello al mondo che una scimmia abbia mai costruito prima d'ora. Adesso sapeva esattamente come doveva essere il suo castello e voleva che fosse una sorpresa. Oh, vuoi fare un castello come quello? Tu vuoi costruire un castello in questo punto e vuoi che io ne costruisca uno laggiù? Così sarà una sorpresa per tutti e due, e questa è la tua idea? Ok, mi sembra divertente. Servono un secchiello e una paletta per fare un castello. George era convinto che avrebbe dovuto costruire tutto con le sue mani. Con quegli attrezzi sarebbe stato molto più facile. Potrei darti qualche suggerimento. Oh, d'accordo. Io vado dall'altra parte della duna, così non potrai vedere quello che costruisco. Il castello di George doveva essere una grande sorpresa. Molto grande. Prima di tutto, fece una traccia che indicava dove doveva alzare le mura. Poi decise dove doveva mettere la porta. Bisogna sempre sapere da dove si esce in caso di incendio. E poi veniva la parte più semplice. Costruirlo. Cercò di fare la sua prima parete, ma la sabbia non collaborava. Ehi, George! Sembrerebbe che hai qualche problema.
No, oh, è Mo, la mia coniglietta. L'ho portata qui perché adora scavare. Piccolini? Ah, vuoi dire i coniglietti? Non posso portarli sulla spiaggia, si perderebbero. No, non ti avvicinare troppo, ti arriva la sabbia in faccia. Che ti avevo detto? Se stai provando a costruire qualcosa, la sabbia vicino alla riva è quella più adatta. Questa sabbia era diversa. A differenza dell'altra, non si sgretolava. Se poteva fare un coniglio di sabbia, poteva anche costruire un grande castello in quel punto. Ma prima di costruire il suo castello, avrebbe dovuto fare 7 coniglietti di sabbia, perché Bill ne aveva 7. No, non guardare, non ho finito. George portò l'uomo dal cappello giallo sul bagnasciuga a guardare i suoi coniglietti scolpiti nella sabbia. Ma non c'erano più. Era sicurissimo di averli costruiti lì vicino alla riva. Chi poteva aver preso i coniglietti di sabbia? Hai perso qualcosa? Ehi, dove sono il tuo secchiello e la tua paletta? George era certo di averli lasciati sullo scoglio. Ma lo scoglio si era spostato. Quello scoglio stava fuori dall'acqua, giusto? Sai cos'è successo, George? È arrivata l'alta marea. Vedi, quella roccia non si è mossa. Quando arriva l'alta marea, le onde sommergono parte della spiaggia. No, le onde hanno portato via quello che avevi fatto. No, oh, mi dispiace tanto, George. Questo qui non è un buon punto per costruire. L'oceano porta via tutto quello che fai. Ah, siete qui. Mi dispiace veramente. Mo, la mia coniglietta ha scavato delle buche sopra il castello che avevi costruito mentre io non guardavo. Beh, sembra che la nostra sorpresa non sia riuscita come avremmo voluto, eh? Ascolta, non voglio che torniamo a casa amareggiati. Se lavoreremo insieme, potremo costruire un bel castello prima che tramonti il sole. Vi aiuto? Visto? Si misero a lavorare tutti insieme. Bene, non appena hai raccolto la sabbia bagnata, costruisci lontano dall'acqua, così le onde non potranno rovinare il tuo lavoro. Voi cittadini siete bravi e veloci con le zampe, eh? Abbiamo fatto un magnifico lavoro, ragazzi. E la mia coniglietta non ci scaverà sopra, perché adesso ha una sua entrata privata. Bene, è ora di andare via. George, metti tutte le cose bagnate e sporche di sabbia nel portabagagli. Era un piccolo castello bellissimo, ma George non aveva rinunciato all'idea di avere un castello stupendo e imponente.
Anche se ci sarebbe voluta l'intera estate, avrebbe cercato un posto adatto per costruire il suo castello. E una volta trovato il posto giusto, voleva essere pronto. Oh!